Siamo con Mister Agostini, intanto complimenti per la vittoria. Ne discutevamo oggi io e Ghino qui con buon calcio a tutti. Ti mancava una squadra intera, però direi che è un successo più che meritato quello di oggi. Sì, penso che sia meritato perché i ragazzi sono stati straordinari. Questo è un po' quello che hai detto te, è la cosa che mi fa più piacere di tutti perché quando succedono queste cose magari ci si lamenta perché mancano dei giocatori. Io ho cercato di abituare i ragazzi in un'altra maniera, che ognuno di loro comunque è valido alle proprie qualità e oggi credo che sia stata una vittoria, come dicevo prima, meritata, una vittoria di squadra, perché i ragazzi hanno sofferto, anche chi ha giocato un po' meno, sono stati bravissimi in tanti momenti della partita e quindi gli faccio i complimenti. E volevo ripartire anche dal gol perché nasce anche da una bellissima azione, un recupero di Tosi. Ci sono un po' tutti gli interpreti di oggi nell'azione, ci siete arrivati di prima e poi questo bellissimo gol di sinistra di Omar. E anche questo va sottolineato dell'atteggiamento dei suoi ragazzi oggi. Fino all'ultimo minuto nessuno ha Assolutamente, mollato. assolutamente, sono d'accordo, infatti io ho fatto i complimenti per questo. Per quanto riguarda quell'azione, è stata un'azione straordinaria. Noi cerchiamo di abituarci spesso a fare quello, perché i ragazzi adesso lo conoscono perfettamente e sanno quando gli spazi sono chiusi e sono molto piccoli, giocare di prima fa la differenza e oggi l'hanno dimostrato su quell'azione. Ne hanno fatte anche altre. Però quella lì è un po' l'emblema, insomma, di tutto. Ecco, e ne parlavamo appunto con Omar, anche la scelta di dove farlo giocare oggi, oltre ad essersi sacrificato moltissimo finché ne ha avute, poi è stato quasi costretto a cambiarlo perché ha avuto i crampi, ha giocato un po' più basso rispetto alle altre volte e ha fatto una grandissima partita. Sì, abbiamo cambiato qualcosina oggi. Ci siamo messi con lui e Romano un pochino più stretti perché sapevamo e conoscevamo bene insomma, la qualità del Bologna, loro fanno tante rotazioni, giocano bene là dentro, quindi abbiamo fatto quella scelta e anche Omar oggi l'ha interpretata alla grande per quanto poi riguarda la fase di possesso, le sue qualità insomma sono chiare. Ultima domanda, ma è giusto per voler trovare il pelo nell'uovo, non magari qualche ripartenza, ne avete avute tantissime, ne abbiamo anche già parlato, lì forse bisogna essere un pochino più concreti. Sì, è vero, ma sono d'accordo con te, è quello che ci diciamo tante volte, perché poi vedi una prestazione del genere, magari su un ultimo episodio va a finire che poi può capitare di rimetterci la vittoria. E questo va migliorato, credo che stiamo lavorando per migliorarlo, è chiaro che non è che le cose si migliorano in un attimo, però secondo me ci arriveranno perché sotto tanti altri punti di vista, come quello che dicevi te prima della mentalità, i ragazzi sono cresciuti in maniera esponenziale dall'inizio stagione.